Dal 1 di gennaio potrebbero restare a casa già 10 dei quasi 600 lavoratori della provincia, a rischio occupazione i precari dei centri per l'impiego, per effetto della legge di stabilità, che impedisce alle province di poter assumere personale pur avendo un bilancio in positivo. Da dopodomani ce ne saranno alcuni che i contratti di collaborazione non potranno più essere rinnovati e perciò di conseguenza già questi sono a casa. Meno servizi? Che cosa significa? Facciamo un esempio, quali i servizi che verrebbero tagliati in primis? I centri di formazione professionale, i servizi per i disabili, per le persone con handicap, i servizi sociali. Stamane il sit-in dei lavoratori mobilitatisi davanti alla prefettura per denunciare il rischio di perdita di posti di lavoro e chiedere al prefetto di farsi portavoce del malcontento con il governo centrale. Abbiamo già raggiunto grandi risultati sulla legge di stabilità, nel senso che abbiamo scongiurato la messa in mobilità dal 1 gennaio, solo che è una corsa tutta in salita. Da qui in avanti abbiamo 2 anni di tempo per lavorare, convincendo la politica a riformare, a mettere in atto una riforma reale della pubblica amministrazione. E dopo i primi 10 dei centri per l'impiego, altri 100 potrebbero restare a casa a partire dai prossimi mesi. Intervenuto anche il presidente della provincia, che chiede alla regione di farsi portavoce degli interessi dell'ente di Sant'Artemio. Dobbiamo capire con la regione del Veneto per quanto riguarda i formazione professionali, che sono un altro centinaio di lavoratori solamente qui a Treviso, senza parlare delle 7 province. Dobbiamo parlare di sport, di cultura, di turismo, ma questo non significa creare un contenzioso con la regione, anzi